Ricordo a tutti ragazzi, se volete abbonare a questo canale, c'è una community attivissima sia su Discord che su Telegram, sia come chat, Dio Cristo. Non dovete aspettare il countdown per commentare quante volte volete. Punto esclamativo Prime, seguite le istruzioni e vi abbonate gratis a questo canale. Se no c'è l'abbonamento normale, se no giftate un giftino alla community e siete a posto. Ciao. L'audio ragazzi è un peccantiere sempre, perché sì, senza nulla. Adesso non si sa chi l'ha preso, però non è cancellato e la prima immagine fa cagare. Dio povero, è partito. No, niente, tutto a posto, tranquillo. Enrico, eccoci qua! Ciao! Ma salve! Con il Fades, guarda là che non taglio! Ti sento. Perché non ti guarda sento? Là che taglio fresco! Benvenuto Enrico, ben trovato! L'altra settimana eri in balia di Roma, dei treni e tutto il resto, ma oggi eccoci qua, di nuovo insieme. Cartoon News, il format più sorprendente della settimana, vero? Allora, oggi ci sono tanti trailerozzi, siamo molto felici di questo, anche perché abbiamo un trailer davvero particolare che è Star Pets, che ha una particolarità perché Ubisoft, non contenta di abbellire il mondo videoludico, renderlo ancora più magico e strepitoso, ha deciso, ehi, perché non miglioriamo anche il mondo dell'animazione? Perché anche noi come industria non partecipiamo a un film? E quindi hanno deciso di fare questa cosa qua, di fare una bella idea, una ragazzi. Meraviglia, una meraviglia. È una meraviglia secondo te questo, eh? Ma porca puttana. Vediamolo insieme, io non l'ho ancora visto, alcuni trailer che mi è passato l'ho già visto, addirittura ho visto anche un film. Mais qu'est-ce qu'elles grandissent, nos petites merveilles. Dans un an et demi, c'est l'âge de se reproduire, hein? Tiens, mange. Alzo un po', ragazzi. Ici Jean-Yves Lapute, votre empereur. Voilà ce qui va se passer. On va détruire votre planète, donc ce serait mieux de la quitter. J'ai rien compris. Je crois qu'il a dit canette. Ah, moi j'ai compris courgette. Pardon, mais ils sont complètement débiles, non? J'ai pas de regrets, là. Allez, on y va, c'est parti. Moi bien la pude, ne pense même pas une seule seconde toucher un seul poil à ces petits lapins trop mignons. Je te laisse 20 secondes. 19 secondes. 18. 15. Attends. Oh, autant en vaisseau ils sont à la pointe de la technologie, ça on peut pas dire. Mais par contre, niveau haut-parleur, va en passer, hein. Allez, on passe à table. Ouais, voilà, on va manger des carottes encore. Ça a bien pété, elle a bien pété celle-là, hein. On les prévient en plus, non? Et je passe à 12, ouais, je saute 13. Ça te pose un problème? Et 25. Et 4, la pute réfléchit bien. Et de 2. Et je remonte à 10. On va te laisser un peu de temps parce que t'as pas l'air de bouger. Et je descends à 8. Allora, vai. C'è molto da dire. Mi piace molto che abbiano preso una loro creatura, che poi sono i Rabbids, perché ovviamente una delle due navicelle conteneva dei Rabbids versione matura, che di solito i Rabbids sono tutti più compatti, tutti carucci, eccetera. Qua erano praticamente dei drogati fattoni che giravano sulla sedia nell'astronave. Quindi questa roba qua mi ha profondamente colpito perché stanno cercando di rilanciare i Rabbids, prima con Mario Rabbids, ora con questa creatura, con questa nuova, con un nuovo film d'animazione. Lo stile è fighissimo, la violenza, vabbè, l'abbiamo visto, quindi i francesi sul cinema, sull'animazione non si tengono mai. Sicuramente è uno dei film che attendo di più, in assoluto.
dopo aver visto questo trailer. È tutto molto 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 bello. Te non so cosa ne pensi, ma dimmi un po'. No, io lo adoro. Allora, la stop motion è semplice ma efficacissima. Vero. Lo scontro tra i coniglietti adorabili e l'alieno appena arrivato, molto breve, molto semplice, ma funziona benissimo. L'incomprensione che abbiamo visto un miliardo di volte, ma trattata bene. La scena violenta sul finale, cioè io sono curiosissimo di vedere dove andrà a parare. Parlando di cose che mi hai consigliato tu, ho visto Orio nel buio. Ok. E avevi ragione, sono okay. Rimasto estremamente colpito, ma non così tanto. Ok. No, vabbè, non è un film, oddio, finalmente, calcata, DreamWorks è rivoluzionato. No, però ne esci e fai, oh, sai cosa, bel film, me la sono goduta, sono stato piacevolmente colpito, insomma, niente di... La DreamWorks per rivoluzionare mi sa che ci vorrà un po' di tempo, poi non è che deve essere tutto rivoluzionario, ripetiamo, però è stato un buon film, tanto quanto meno. Andiamo avanti con il secondo miglior ospedale della galassia. Stai meditando? Posso mettere questa bomba qui? Dimmi te, dai, parti te stavolta, Enrico, poi ti dico la mia. Allora, quelli che avete visto sono i colori da lesbica. Iniziamo da questa cosa. Tu sai che è una serie che parlerà di lesbiche solo dai colori che hanno usato. Tolto questo, diciamo che se fosse un film sarei più interessato. Perché un'intera serie su questa gimmick non mi entusiasma particolarmente. L'animazione è tremenda, credo che sia figlia purtroppo di BoJack Horseman, che ha fatto un lavoro meraviglioso dal punto di vista della sceneggiatura, ma dal punto di vista dell'animazione no. E qui vedo un ok, vogliamo fare una cosa che sembri seria, che sembri BoJack Horseman, che sembri Tuca e Bertie, ma animato ancora peggio. E ho paura di dove potrebbe andare a parare, perché di sicuro vorrà parlare di depressione, vorrà parlare di problemi mentali di vario tipo, ma non sono sicuro che metterci le gag, le battute e le situazioni della sitcom con loro che probabilmente ha il rapporti, partner, gente che litiga, eccetera, insomma, no, non vedo niente che me lo faccia rendere interessante. Vedo una sitcom che cerca di essere più profonda, ma non ha idea di che cosa fare con precisione e ho paura che sarà piena di battute del tipo oh, queste cose piacciono alla generazione Z, allora facciamo tutto così. Sì, infatti la cosa che mi preoccupa di più non è tanto l'animazione, perché comunque quel tipo di animazione, se integrata bene, per esempio io non sono molto d'accordo su BoJack, perché BoJack la sfruttava a dovere, secondo me riusciva a fare qualcosa di... a me sembrava integrata meglio, perché BoJack era alla fine, a parte qualche puntata dove si andava nel mondo subacqueo, dove no, premevano il pulsante per parlare tra di loro, c'era tutta quella gag lì, e era una serie animata di teste parlanti, quindi a me è piaciuta bene o male l'animazione di BoJack. Qui invece sembra molto più, il set sembra molto più estroverso, le situazioni prevedono effetti speciali, alieni, basi intergalattiche, e chiaramente un'animazione del genere non è tanto indicata. Poi ovviamente sembra riprendere molto Rick e Morty, tanto Futurama, che tanto è il padre di tutte queste serie qua, compreso Rick e Morty stesso. Ma quello che mi preoccupa è appunto questa roba dell'ansia, cioè che loro stanno facendo una ricerca sul virus dell'ansia, sul parassita dell'ansia, appunto. Non vorrei vedere quelle robe, quelle battute a occhiolino tipo storie Instagram, ragazzi c'ho l'ansia, devo andare alle poste, e quindi ho paura di questo, ho paura dell'effetto ehi ragazzi, vedete come siamo alternativi, non prendiamo seriamente queste situazioni. Ok, però non bisogna nemmeno, cioè bisogna farci satira però in maniera intelligente, se no cerchi di svilire, cioè poi alla fine rischi di svilire queste robe qua. Non mi entusiasma, quindi se vuoi procedere andiamo pure avanti. E sì, con le avventure del piccolo Nicola, o Nicolà, in realtà io ho avuto modo di vederlo già il film. Di saggiarlo, ecco. È una roba secondo me da non perdere quando uscirà. Divertente, chi è lui? Nicola! Se lo chiamassimo soltanto il piccolo Nicolà? Mi piace, ma sei impazzito? È una femmina! Just like me, for real! Sì ragazzi, certi elementi estetici assomigliano alla pubblicità della Red Bull. Avete ricollegato un cartone animato all'unico riferimento estetico animato che conoscete. È incredibile, adesso potete smettere di spammare. Allora, questo film, Enrico, allora lo dico anche alla chat, secondo me è molto figo per varie ragioni, innanzitutto perché è realizzato di Cristo, cioè non so se avete visto, ma lo stile, le animazioni, l'utilizzo del colore soprattutto è veramente veramente una chicca.
ma il fatto di alternare Nicolà che prende vita, che esce dal foglio e si mostra, interagisce, è doppiato anche di Cristo, è bello perché si contrappone invece allo stile della creazione, dei creatori delle storie, che è tutto pieno, mentre diciamo le parti di Nicolà c'ha tutte le robe, cioè c'è tutti i contorni sbiaditi, un po' come la pubblicità della Red Bull, che è tutto bianco. È molto bello perché oltre a seguire la storia di Nicolà, è bello vedere l'interazione tra Nicolà e il suo creatore, ma è anche interessante vedere come si produce un personaggio del genere, cioè come si decide la sceneggiatura, come la si mette in piedi, come la si disegna, come rilanciare un personaggio, come arricchirlo con personaggi secondari. Cioè è la storia di Nicolà, è la storia della produzione di una serie di successo ed è la storia della creazione di un fumetto francese, che vi sembrerà una cazzata, ma entrare dentro a queste dinamiche seguendo la storia del personaggio che stai creando, beh, è uno stratagemma della Madonna, è anche interessante da vedere al cinema. Poi, io ho sbirciato e mi sembra veramente super caruccio. Che dici? Allora, se io inizio a parlare delle cose belle di questo trailer non finiamo più, quindi passiamo all'unica cosa che mi preoccupa. Porco Giuda, è partito. Dai, 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 niente, vai, scusa, vai. Va bene? Di che cavolo può parlare sto film? Perché la semplice creazione di un personaggio non è una storia. Interessa a me, interessa a te, interessa ad altre quattro persone e tutti gli altri. Non lo so, di che cosa può parlare? Quale può essere il grande dramma di sto protagonista? Cioè, non può essere una cosa del tipo, oh, non mi hanno ancora disegnato una mamma, disegnatemela. Ci deve essere qualcosa di specifico, no, pesante. Non ti dico niente, però diciamo, non ti aspettare quarto potere, però... ci sono delle dinamiche che vanno avanti, che si sviluppano in base a quello che decidono gli autori, sì. E infatti sono curiosissimo di questa cosa, vedere dove andrà a parare il film. È molto figo, ti dico la verità. È una chicca, sai quelle chicche che in Francia ti sparano sempre e te rosichi perché in Italia non si fa una roba del genere? Cioè, quanto spaccherebbe una roba del genere con la Pimpazzi? Dimmi la... cioè, pensa a una roba del genere... con Altan che si mette lì a creare la pimpa che viene fuori con Armando, con quello stile lì, sì. Sì, ma dovresti tipo saltare tutta la parte in cui Altan fa i porno, quindi... No, coi porno. Ringrazio la chat per aver riconosciuto durante il trailer uno stile che potesse ricordare TTF. È una cosa, sì, che ho apprezzato. Sì, anche TTF. Però... non è così simile, però è comunque quella cosa del tratto molto disegnato, molto grafico e il colore un po' acquarellati, no? Forse okay. Solo quello. Vabbè, ma non c'è altro, cioè non... TTF è una cosa completamente diversa a livello di contenuto, lo so. No, anche il design, perché sono tutti personaggi deformati, con le testone, i ciuffoni, hanno tutto distorto. Nicolà invece è più peanuts, è più striscia domenicale, è più... altra cosa. Ok. Andiamo avanti. Bene, procediamo. Oh, il film africano, il film in collaborazione. Io l'ho già visto la scorsa settimana quando ti eri intrappolato nel treno, però lo riguardiamo volentieri e così ascolto la tua, sono molto curioso di sapere cosa ne pensi. From Disney Animation and the groundbreaking storytellers of Kugali. In the beginning, this is Oti. You want stars for a pet? It's great. Wakanda forever. Limited series. What would you say if I asked you to go to the mainland? Set in a futuristic Nigeria. You want to see the real Lagos? Yes, let's go. Welcome to Lagos, Nigeria. Tolab, your daddy has done well for himself. This is how to fish in large rivers. Otin, where's my daughter? She's your responsibility. Find her. Camicia manica lunga. Be careful, love. That's another thing. Some of these people are actually dangerous. I laugh in the face of danger. I didn't hear you laugh. Tola, I got you now. Go! Actually, kind of cute. I take that back. Allora,
Vado rapido, poi sento la tua perché mi sono già esposto, mi lavo il pensiero, mi sembra una solita, mi sembra, scusami, una sola, i personaggi sembrano fatti di gomma, l'unica cosa interessante forse sono i colori dell'Africa, gli usi e costumi fusi alla tecnologia, mi sembra una pezzottata, come dicevo, basta, questo è quello che penso, vai! Allora, la storia non mi interessa minimamente, non c'è niente che mi abbia colpito, ma la cosa che mi dà davvero fastidio è il fatto che non capisco perché abbiano questa fissa gli americani di creare serie ambientate in Africa dove l'Africa non è Africa. E non mi riferisco a c'è una grande città, ci sono le città in Africa, il problema è un altro. Io qui vedo tutti che si comportano nel modo più americano che siano riusciti a trovare. Ogni movimento è americano, ogni ripresa è americana, ogni modo di ragionare è americano, con un paio di texture un pochetto più strane, per dire... Sono d'accordo, e tra l'altro queste movenze costano un botto con la lingua, perché loro hanno l'accento africano, ma poi si muovono con il villain nella limousine, che proprio sembra il villain, tipo Kingpin, sembra Kingpin a New York che sta lì a pontificare. Non lo so, mi sembra un... Oh, l'Africa, avete vista? Avete visto? Può essere anche tecnologica, yeah! Ho capito, ma non è così che combatti il razzismo o aumenti l'integrazione, non... È un'altra cosa qui. Io non so che dire, perché sto lì a guardare questa serie e dire: ma non l'avevano già pubblicata? Ah no, vabbè, era un'altra, quasi vabbè, identica. Scusate. Allora andiamo avanti. È Oceania 2, ragazzi. Il trailer d'annuncio. Qui ti stupirò, caro mio. Ok. Allora, io so già che come mi vuoi stupire, ma non mi stupirai se mi dici: ah, no, ma è un sequel, quindi andranno su altre isole. Allora sì, secondo me sì. Il problema vero non è tanto lo faranno, non lo faranno, anche sti cazzi. Il problema è quello che ha detto il presidente della Disney nell'ultima conferenza che ha tenuto, che ha detto: dilazioneremo meglio i film, ma punteremo sui nostri franchise di successo. Oh, perfetto. Tutto quello che secondo me non si deve fare attualmente. Poi, chi siamo io e Enrico a dire come far fare soldi alla Disney? Siamo nessuno, no? In questo panorama qua. Però, secondo me, visti i risultati, non è molto saggio, no? Poi te che dici? Cosa ne pensi? Ci dimentichiamo spesso che il presidente della Disney non ha il ruolo di dover scegliere i film che usciranno, ma di dover gestire un'azienda, ed effettivamente in quello magari è bravissimo. Magari è riuscito a licenziare meno persone di quanto ne avrebbe dovuto, e magari è riuscito a gestire bene un sacco di lavori, ma non è un creativo. Quindi permettimi, io penso che possiamo tranquillamente parlare noi, anche perché lui stesso nel 2007 disse: aspetta, andiamo a cercare un creativo, perché io da solo non la posso gestire sta cosa. Quindi, no, non è un creativo, non sa un cazzo di quello che sta facendo, sicuro sta puntando alla cosa più salva per le sue finanze e non sta badando al fatto che le finanze per se stesso basteranno, ma non creeranno nessun tipo di eredità per le prossime generazioni tramite la Disney, perché i film che usciranno in questo periodo saranno tutti film ignorati davanti a film come... Cioè, un bambino che cresce con il gatto con gli stivali sicuramente lo porterà nel cuore molto più di quanto abbia portato nel cuore Strange World. Però, io dico una cosa, ci può stare questa filosofia, però, dato che abbiamo delle case history a parlare, cioè abbiamo delle situazioni passate, industriali, che ci possono far capire cosa può succedere o cosa si può fare per migliorare un'azienda. Quello che sta vivendo ora la Disney è molto molto simile a quello che la Disney stava vivendo a fine anni 80. E addirittura a fine anni 80 non aveva tutti questi brand di successo che gli possono andare a tampinare quando hanno un problema, cioè Star Wars, Pixar, Disney stessa, il Marvel Cinematic Universe. Però era tutta concentrata su gadget, parchi a tema e dei filmettini così bruttini che... Insomma, il brand classico Disney stava decadendo. Sono arrivati Spielberg e Zemeckis a dirgli: oh, guarda che se fate l'animazione tradizionale, oppure guarda che se fate animazione un po' più seria, un po' più per adulti, un po' più provocatoria, ci si guadagna. Guardate cosa è successo con chi ha incastrato Roger Rabbit, che peraltro contiene i vostri stessi personaggi oltre agli altri. È arrivato Tom Bluth, che con uno zoccolo e una ciabatta
scappato dalla Disney, ha fondato uno studio e gli ha portato un Brisby che valeva molto di più dei film dell'epoca della Disney stessa, e la Disney ha fatto: no, fermi ragazzi, non va bene questa storia, adesso si rifà tutto, basta. E allora hanno fatto La Sirenetta e sono partiti con il Rinascimento Disney, che comunque per 20 anni, non due, per 20 anni ha fatto man bassa. Tutti andavano a vedere il classico Disney, hanno sfornato una bomba dopo l'altra. Quindi, dato che siamo qua un'altra volta in quella situazione dove la Disney sta ristagnando, per piacere iniziamo a prendere, dato che avete i migliori soldi del mondo, i migliori creativi del mondo. Però poi siamo un disco rotto, io e Enrico diciamo sempre le stesse cose, ragazzi, però quella roba... Quando una cosa è vera e la persona che dovrebbe occuparsene non se ne accorge, inizia a dire: ma cos'è, devo ripeterlo all'infinito? Com'è possibile che non ci arrivi Bob Iger? Com'è possibile che una persona che ci lavora dentro alla Disney non sia circondata da persone che lavorano alla Disney, conoscono la storia della Disney, dicono: facendo una cazzata. Magari hanno paura di perdere il lavoro. Allora, andiamo avanti. Vai. The Tiger's Apprentice. Wait, hold on. You okay? Yeah, great. Okay, I'll be right back. Tom, are you okay? Sì, do I know you, man? No, but I've been watching over you your whole life. Who are you? È lui nel futuro? Whoa! I know it's cool. Your grandmother was a guardian, sworn to protect humanity. Now the duty of protecting it is yours. Very funny, right? It's time to start your training. Oh, it's on. Whoa! Okay, hold on. Go. Wait, how did you know I was gonna survive? I didn't. Is that a dragon? Show off. It will be my honor to guide you. Wait, we're getting dim sum? Not everything is what it seems, kid. We're the Zodiac. Sworn to protect the Guardian. Who's the featherweight? Hi, I'm Tom, lactose intolerant and guardian of a Steph Curry rookie card. What? Feel the power inside you. Oh, yeah! Wait, you don't talk too, do you? This about to be on. Ecco qua. Montaggi dinamici freschi. Un tributo hip-hop. Boia, che insalata mista di qualsiasi cosa esistente. Allora, hai notato la somiglianza nel titolo con l'apprendista tigrone? Sì, vabbè, comunque ascoltami. Mi sembra Spider-Verse con protagonista Kung Fu Panda umano. Non lo so. Vabbè, allora, senti, l'unica cosa che mi incuriosisce è l'interazione tra gli animali dello zodiaco cinese. Perché quella può essere una cosa carina, magari sfruttare i loro poteri in maniera simpatica, che c'è il gallo. Cioè... Non succederà, lo sai, saranno solo animali che combattono, inquadreranno quasi sempre il drago e la tigre perché sono quelli più facili, e il pollo se ne starà lì e comunque io ne ha. Fare chicchirichi e muovere le ali. Va bene, basta. Grazie ragazzi di aver seguito Cartoon News, è stato un piacere. Però c'è una cosa che mi entusiasma di questo trailer: il logo della Paramount Animation è nuovo. Quando tu mi cambi logo, vuol dire che hai dei piani. Sì, se i piani sono questi, non stiamo puntando molto in alto, però ci sono dei piani. Però non sembra così brutto, Henry, dai, non è una merda. Cioè, comunque. No, non è una merda. No, è banalotto, l'abbiamo già visto. Sì, succedono un sacco di cose, tra l'altro trailer che spoilera tutto come al solito, addirittura il combattimento finale, quello è far cattivo alla fine, trailer Gormiti, raga, mi rifiuto, perché a parte che non c'entra una sega. C'è un nuovo trailer di Gormiti? Film live action, eh? Dio, va bene, te lo faccio vedere, dai, faccio uno strappo alla regola per te. Cioè, io sto cercando di indovinare nella mia testa che cosa potrebbero fare di così distante. Cosa hai da dire? La Rainbow ha fatto qualcosa di live action. Cosa hai da dire?
Cosa hai da dire su questo logo? La Rainbow ha fatto qualcosa di live action? Cosa hai da dire su questo logo, Enrico? Io non lo accetto, sai? No, io sono ben felice della Rainbow, ma live action? Vabbè, andiamo avanti. Guarda il font del present, come okay. Bello. I was wondering if... Light Rock High School, stampato il bullo che è il più rosa, più bulla. Hello, ma sono tutti dei modelli, cosa mi piace? Allora, è tutto proprio, ma non sbagliato, i puzzi, cioè proprio la recitazione, la fotografia, la regia, i combattimenti, gli effetti speciali, i dialoghi, è tutto sbagliato, sì, l'ispirazione al brand, è tutto sbagliato. Il bullo è gay comunque, t'avviso. Cioè mi è partito il gay radar immediatamente. Capito, vabbè, ma non c'entra niente, Rico, sembra un misto tra Game Therapy, Dragon Ball sì. Evolution e un film di me contro te, il più brutto però. Che poi si poteva fare un bel film d'animazione con i soldi sui gormiti, proprio ai gormiti veri veri, cioè quelli incazzati che vivono nei vulcani, che se lo mettono al culo sputando dentro all'ano per lubrificare. Cioè, no, non è mai successo, però per farti capire... L'hai scaricato sui muli i gormiti, no, tu? No, ma per farti capire la cattiveria, capisci? Anche un po' la concretezza di questi personaggi, no? Stai parlando della concretezza dei gormiti? Erano persone che a un certo punto non parlavano più, ma agivano, capito? Cioè, mettevano un pene di fuoco all'interno di un culo di roccia, cioè una roba anche abbastanza importante come immagine, come iconografia, capito? Tu mi stai mettendo alla prova in qualche modo, io non so come superare questa prova, io mi limiterò a dire che chiuderò la live e mi masturberò su questa idea, va bene? Va bene.